con il sindaco di Cisterna Mauro Carturan per commentare questa partita della Top Volley Cisterna contro Ravenna. È una vittoria netta del 3-0, non c'è partita. Io sono molto dispiaciuto perché a mio dire mezza partita l'ha persa questa provincia che è morta, che non riesce a avere la capacità di competere. Io sono deluso dalle istituzioni perché credo sia l'unico sport a cui non ci è stato consentito di accedere con un numero minimo di spettatori. E una piccola comunità ha bisogno di accarezzare, di sostenere, di far sentire la presenza a dei campioni, altrimenti che vengono a fare a Cisterna questi campioni? E quindi mezza partita l'abbiamo persa per la nostra incapacità di essere istituzione. Io naturalmente rispetto il Covid, rispetto le decisioni, però non è possibile che in questa comunità si debba sempre rincorrere, si debba sempre strillare, si debba sempre tirare calci. Io sono molto stanco di questa cosa, però non smetterò di combattere fino all'ultimo, fino a che avrò un briciolo di forza. Mi dispiace davvero, abbiamo perso un'occasione per abbracciare i nostri ragazzi che venivano da una bellissima vittoria esterna, e se avessero avuto il sostegno dei propri sostenitori credo che sarebbe stata diversa la partita, molto diversa, e purtroppo non c'è nulla da fare, siamo così, noi paghiamo questo scotto e io devo continuare a gridare nel vuoto, a far credere e pensare di essere perseguitato e passare pure un po' per pazzo, questa è la condizione. Sono davvero stanco di questo atteggiamento. Avrei voglia di tirare il remo in barca, di lasciar perdere, non è possibile, perché quello che ho visto oggi è una cosa che mi demoralizza. Avere un palazzo dello sport di questa portata in una provincia, unico forse nel Lazio, e non poter disporre nemmeno di uno spettatore è affatto grave, molto grave. Vuol dire che non ci siamo, vuol dire che non facciamo sinergie, non facciamo forza, non ce n'è per nessuno. Grazie sindaco. Comunque voglio dire forza a questa squadra che tornerà a vincere sicuramente, dei campioni, e mi auguro che la città li abbracci comunque, indipendentemente dall'essere o meno allo stadio, però... Scusate, il palazzo dello sport, però così non va. Grazie sindaco.